grazie, tocca a me concludere la mattinata. Ringrazio Marco Bussone e Uncem, ovviamente, Compagnia di San Paolo, per averci ospitati oggi, per averci chiamati qui. Io sono l'architetto Roberto Dini, lavoro al Politecnico di Torino, in particolare in un centro di ricerca che si chiama Istituto di Architettura Montana, e ci occupiamo di quei temi che purtroppo in Italia sono sempre un po' bistrattati, nel senso che il mondo della ricerca, il mondo dell'accademia è purtroppo, come sapete, ormai ridotto all'osso, e perché purtroppo il nostro paese, in senso l'Italia, non comprende come in realtà gli accorati appelli alla concretezza che si fanno sempre sui territori di fatto sono vani se a questa concretezza non si accompagna un'idea di pianificazione, un progetto a cui guardare, per cui mi associo, condivido pienamente le parole prima espresse da Giovanna Perino e da Marco Bussori, in cui il fare va benissimo, siamo i primi a voler fare, ma questo fare, se non è accompagnato da dei progetti che ci indicano dove andare a parare, molte volte non solo si traduce in azioni vane, ma in azioni che sono in molti casi anche controproducenti. Quindi mettere a punto progetti è un po' la cosa di cui ci occupiamo noi come centro di ricerca. Facciamo sì attività, diciamo, di didattica, attività formativa all'interno dell'università, ma facciamo anche parallelamente attività di come dire, consulenza e indirizzo, accompagnamento nei progetti per gli enti locali, per le comunità montane e quant'altro. Quindi questi sono un po' gli ambiti di lavoro che noi facciamo. Oltre che crediamo in maniera molto forte nella divulgazione della ricerca scientifica. Non per niente abbiamo una rivista che, per quanto modesta, ha, diciamo, un numero di visualizzazione molto elevato, si chiama ArcAlp, è scaricabile gratuitamente dal nostro sito. Abbiamo due numeri l'anno che trattano, diciamo, alcuni filoni tematici. Il prossimo numero, segnalo a tutti, che è quello di giugno, sarà proprio dedicato ai temi dello sviluppo rurale, per cui molto in linea con quella che è diciamo, il tema del dibattito di oggi. Il mio intervento è un intervento, diciamo, in un certo senso tangenziale, non parlerò direttamente, strettamente del PSR, ma cercherò di illustrarvi come, sulla scorta dei lavori che noi abbiamo fatto come centro di ricerca, abbiamo affrontato il tema proprio dello sviluppo dei territori montani. E quindi cercherò di dare una panoramica generale di quelli che secondo noi sono i punti sui quali il tema dello sviluppo del territorio montano debba al giorno d'oggi traguardare. Ho preparato proprio ad hoc per questa giornata una sorta di decalogo, direi più un ottalogo, difatti i punti sono otto, con cui secondo noi è importante guardare, non perdere di vista diciamo, muovere le azioni di progetto e di pianificazione del territorio. Il primo punto che secondo noi è fondamentale riguarda proprio il tema del rapporto che c'è tra città e montagna, lo si accennava prima. La visione che vede la città da una parte e la montagna dall'altra è una visione oltre che storicamente sbagliata, nel senso che la montagna è sempre stata il centro e il punto di relazione tra flussi, tra paesi, e oltretutto controproducente sia per la città quanto per la montagna, nel senso che per troppi decenni, nel secolo scorso, la montagna è stata il parco di divertimenti della città, oggi, oppure in altri momenti la risorsa da sfruttare, oggi non è più così. La montagna di fatto è un elemento che è fortemente intrecciato con la città in termini sia positivi che negativi. Si tratta sostanzialmente di lavorare secondo noi, sul rapporto equilibrato tra queste due parti. Non solo, si parlava prima di periferia. A noi non ci piace tanto questa idea di montagna, abbiamo sempre questo complesso di inferiorità per cui dobbiamo rincorrere in qualche modo, cioè stare al passo, siamo sempre un'area interna, siamo sempre un'area marginale. Non è così, nel senso che è così se lo confrontiamo in termini di numeri. Ma come sappiamo, la città a cui guarda Marco Bussone, la Smart City, non è solo una città di numeri, nel senso che per quanto riguarda i temi dell'abitare, della qualità dei luoghi, la città sta guardando la montagna. Parlo dell'architettura, parlo dell'urbanistica, della pianificazione. Ormai, anche solo nel nostro ambito disciplinare, gli esempi più innovativi e trainanti dal punto di vista della qualità dei luoghi sono in montagna. Non solo, siamo in un'epoca di crisi, e la crisi è, come diceva prima Marco Bussone, operare in una ristrettezza di risorse.
La montagna l'ha fatto da sempre. La crisi è anche fare i conti con i cambiamenti climatici, con il rischio idrogeologico, la montagna l'ha fatto da sempre. Quindi siamo assolutamente un laboratorio che può insegnare tanto alla metropoli e quindi la metropoli ha bisogno della montagna e non siamo noi a dover per forza di cose rincorrere la metropoli. Quelle che vedete intanto sono delle immagini selezionate così un po' a caso all'interno dei lavori che abbiamo fatto. Questo per esempio era una consulenza che abbiamo fatto per la Regione Piemonte relativamente al piano paesaggistico regionale, l'ultimo che era stato fatto e di cui avevamo fatto le linee guida. Altro tema da non perdere d'occhio è quello del rapporto proprio tra le costruzioni e il paesaggio, nel senso che molte volte nella misura prima del PSR, per esempio, c'era una misura specifica di cui si è fatto riferimento prima che riguardava il recupero proprio degli edifici delle borgate montane. Le borgate montane, ma in generale gli insediamenti presenti sul territorio alpino sono indivisibili da quello che è il territorio stesso. Quindi anche solo fare delle politiche di separazione delle costruzioni dal substrato territoriale, anche qui di nuovo è un errore dal punto di vista ecologico, ecosistemico, antropologico, chiamiamolo come vogliamo. Quindi il tenere assieme senz'altro questi due aspetti è un elemento di valore da non perdere. Stesso discorso vale per la necessità di mettere a punto progetti integrati. L'abbiamo visto per esperienza nostra, professionale, in prima persona, funzionano quei progetti che appunto non sono specifici su dei filoni unici, ma che invece lavorano per interconnessione. È vero che nel nuovo PSR non ci saranno le misure relativamente al recupero dei borghi, però sia con la nuova proposta che sarà fatta, ma anche intravedevo nelle misure per gli alpeggi, eccetera, ci sono assolutamente delle misure che con l'agricoltura hanno il loro focus principale, ma che necessariamente passano attraverso le discipline che si occupano della qualità dei luoghi. Poi possiamo comunque far finta di niente e continuare a mettere le vasche da bagno negli alpeggi intorno, che sono ormai delle opere di design contemporaneo, però anche lì ci si può molto lavorare, soprattutto intrecciando anche il discorso del turismo, nel senso che se la qualità dei luoghi è no, la montagna come l'agricoltura, la montagna come presidio del territorio, certo, però poi se i luoghi sono di qualità, anche dal punto di vista turistico, ovviamente costituiscono un'attrattiva importante. Nell'immagine che vedete c'è un progetto che noi abbiamo seguito all'interno del comune di Ostana in Valle Po, in cui, e racconto questo aneddoto perché è interessante rispetto all'integrazione delle politiche, in cui un muro di sostegno per la strada e il relativo piazzale, la piazzetta in antistante che è stata costruita qui, di fatto sono stati finanziati attraverso delle misure del CONI, quindi attraverso delle misure di carattere sportivo, perché quel muro è stato ripensato come una palestra per l'arrampicata sportiva. Quindi l'intreccio ecco, questo in particolare era il muro di sostegno, che poteva essere un muro qualunque, è diventato un muro di arrampicata e quindi è stato pagato con dei soldi del CONI. Mi rilascio così al punto 4, che è quello che noi chiamiamo di agopuntura architettonica. Sono finiti in tempi in cui si fanno progetti complessivi di recupero globale, no? E anche questa attenzione, ad esempio, nelle nuove misure di proporre dei recuperi attenti a favorire delle borgate che già in qualche modo non sono dei ruderi, è ovviamente, crediamo, la direzione giusta, nel senso che piccoli interventi di agopuntura, cioè di interventi puntuali, possono in qualche modo innescare delle progettualità di altro tipo. Per esempio, anche qui di nuovo mi riferisco sempre al solito posto in cui abbiamo lavorato, il progetto per il recupero del ristorante della Galaberna, sempre a Ostana, fatto dall'architetto Maurino ancora negli anni 90, è stato un po' il punto di inizio di tutta poi una politica di sviluppo che oggi va che ha riscosso, diciamo, è inutile negarlo, un grande successo. Quinto punto assolutamente importante, il coinvolgimento delle comunità locali. Questi progetti non si fanno se non vi è una vera e propria, nei fatti, progettazione partecipata. Se non si coinvolgono i cittadini, non solo gli enti, ma anche i cittadini privati e gli operatori privati, nel senso che
Queste immagini che vedete invece sono tratte da un altro lavoro che abbiamo fatto di accompagnamento progettuale per il comune di Novalesa in Alta Valle Susa, in Alta Val Cenisca, dove ad esempio lì abbiamo, grazie appunto a questo piano integrato di recupero del centro storico, abbiamo permesso a numerosi cittadini privati e anche degli operatori pubblici di accedere a dei fondi GAL, ancora nella scorsa vecchia programmazione, per il recupero delle facciate del centro storico. Anche qui ovviamente si è trattato molto di non solo riavvicinare i cittadini a riaffezionarsi a quello che era il loro centro storico, che inutile negarlo negli ultimi anni era stato un po' trascurato, ma anche a far capire agli amministratori locali che il coinvolgimento degli architetti locali, dei geometri locali e l'acculturamento di queste professionalità era un punto assolutamente centrale di questa politica. Punto 6, nuove sintesi di passato presente. Cosa intendiamo? Intendiamo qui forse un discorso un po' architettonico, non so se ci sono architetti in sala o progettisti, ma ovviamente un tema non indifferente che ha a che fare proprio con l'identità dei luoghi è quello di non essere posticci, disneyani, nel senso che anche nella forma poi che abbiamo di chi sono. Che debbono avere questi luoghi, bisogna stare attenti a non essere troppo, diciamo così, rivolti ad una riproposizione falsa, molte volte stereotipata del rurale o dell'architettura tradizionale, ma cercare di coniugare quelle che sono i caratteri forti dell'architettura e di proiettarle ovviamente in una visione più contemporanea. Tema dell'energia, anche qui è un link, un elemento di collegamento essenziale rispetto anche a quello che si parlava, era stato detto precedentemente dal dottor Corniati. In particolare in questo progetto di cui vedete degli estratti, svolto anche in collaborazione con IRES, abbiamo cercato per la regione di, attraverso appunto un manuale di cui trovate anche un estratto, visto che circolava in sala, abbiamo cercato di, in qualche modo verificare la possibilità di innescare una sorta di filiera, no? Bosco-legno, a partire proprio dalle risorse presenti sul territorio. In questo caso lavoravamo nelle valli di Lanzo. Ed è stato appunto realizzato un manuale che non solo fa vedere come sia possibile attraverso delle piccole reti di per biomasse contribuire all'approvvigionamento energetico a alcuni edifici di carattere pubblico, ma anche come sia possibile, come anche il tema dell'energia possa diventare un elemento di riqualificazione proprio del patrimonio architettonico. La montagna non sono solo belle borgate che purtroppo sono abbandonate, ma sono anche a causa dello sfruttamento degli anni 50-60 edilizio, parlo in questo caso delle valli di Lanzo, a cui sono molto affezionato, ma hanno dei forti problemi di impatto ambientale. Ci sono appunto enormi caseggiati turistici degli anni 50-60 ormai abbandonati, che sono dal punto di vista energetico molto problematici e che quindi il tema dell'energia è sì un'idea un modo per ridare un comfort dal punto di vista abitativo di queste abitazioni, ma anche per riqualificarle proprio dal punto di vista architettonico ed estetico. Mi fermo con l'ultimo tema, non dimentichiamo la questione dell'alta quota. L'alta quota noi abbiamo lavorato molto con diverse sezioni del Club Alpino come supporto alla loro attività di riqualificazione delle strutture d'alta quota, parlo di rifugi, bivacchi, e anche questo tema è strategico in una visione del territorio, dello sviluppo rurale del territorio, proprio perché intercetta sia i territori di fondovalle che attraverso la rete sentieristica, di cui so anche esserci delle misure importanti a livello regionale, intercetta poi i territori d'alta quota, quindi attraversa sicuramente i pascoli, gli alpeggi che interessano direttamente il PSR, ma è un po' l'elemento che può collegare due parti della montagna che debbono essere, secondo noi, tenute assieme. Concludo, non mi dilungo troppo, l'ottalogo è finito, sono a disposizione per ovviamente chiarimenti, illustrare meglio i lavori che avete visto. Ricordo solo che l'importanza non solo della ricerca scientifica, ma della ricerca in campo appunto della pianificazione dell'architettura, perché gli architetti sono, non so se ci sono architetti qui, ma sicuramente ci sono amministratori, persone che lavorano negli enti locali.
quando un architetto viene da voi a proporvi dei progetti, dategli ascolto, nel senso che l'architetto ha quella formazione, lo dico perché lavoriamo in un ente che li forma, la formazione dell'architetto è tale per cui ha una visione d'insieme e crediamo che al di là delle specializzazioni, che di quelle sono capaci tutti a farle, quello che manca in una visione progettante importante per lo sviluppo rurale della montagna è quella di avere delle visioni d'insieme che ci insegnino e ci aiutino a guardare nella direzione giusta. Grazie.